Dice San Cipriano nella sua celebre catechesi sul Padre Nostro: quale orazione infatti può essere più spirituale di quella che ci è stata data da Cristo, dal quale ci è stato mandato anche lo Spirito Santo? Preghiamo, fratelli, come Dio nostro Maestro ci ha insegnato. È preghiera amica e familiare, pregare Dio con le sue parole, far salire ai suoi orecchi la preghiera di Cristo. Riconosca il Padre le parole del Figlio suo quando preghiamo. Egli, che abita dentro il nostro cuore, sia anche nella nostra voce. Questa è la chiave del Padre nostro, la chiave della preghiera. Spirito Santo è il protagonista della preghiera del Signore, che prima di essere la nostra preghiera, la preghiera della Chiesa, è la preghiera di Gesù. È la preghiera che il nostro Signore Gesù Cristo ha pregato, cioè ha compiuto nella sua vita. È la preghiera dello Spirito Santo. Quello Spirito Santo che geme interiormente in ciascuno di noi. Dice San Paolo: noi non sappiamo nemmeno cosa sia buono chiedere, che cosa dobbiamo chiedere. Ma lo Spirito Santo, con gemiti inesprimibili, grida dentro di noi e chiede quello di cui abbiamo bisogno, cioè è Lui che prega dentro di noi. È la voce dello Spirito Santo che prega dentro di noi. È il sussurro, è il grido, è l'anelito dello Spirito Santo che diventa in noi la voce, ma è lo Spirito del nostro Signore Gesù Cristo, è lo Spirito che ha risuscitato Gesù Cristo, è lo Spirito Santo che ha spinto Gesù Cristo nel deserto, è lo Spirito Santo che ha guidato Gesù in ogni istante della sua vita, che ha sciolto la sua lingua per annunciare il Vangelo, che ha mosso le sue mani per sanare, per salvare tante persone. È lo Spirito Santo, dice, nel quale, dice la lettera agli Ebrei, Lui si è offerto, suave odore. È nello Spirito Santo che si è offerto ed è lo Spirito Santo che lo ha risuscitato. Questo Spirito che è dato a noi nella Chiesa, l'amore di Dio è stato riversato in noi per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato, l'amore, cioè lo Spirito Santo, lo Spirito d'amore, lo Spirito di fortezza, lo Spirito di sapienza, lo Spirito di mitezza, lo Spirito di temperanza, lo Spirito Santo prega dentro di noi, cioè ci unisce a Cristo, cioè molto di più, ci trasforma in Cristo, amata nell'amato trasformata, dice il Cantico dei Canti. È lo Spirito Santo che noi riceviamo attraverso la predicazione, attraverso i sacramenti, attraverso la comunione della Chiesa, lo Spirito che nell'Epiclesi scende sulle specie eucaristiche e le trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo, scende su di noi e ci trasforma nel corpo e nel sangue di Cristo, trasforma la nostra carne nella carne di Cristo, ci unisce a Cristo, al punto che la nostra preghiera diventa familiare per il Padre, cioè riconosce la sua famiglia quando noi preghiamo, riconosce l'odore di casa, per così dire, il Padre, quando tu ed io preghiamo nella comunione della Chiesa. Non è un caso, fratelli, che si dica Padre nostro, non soltanto Padre mio, no, Padre nostro, perché c'è lì una famiglia, che è la famiglia di Dio, che è la famiglia della nostra comunità cristiana, per cui i gemiti dello Spirito Santo dentro di noi, che diventano parola di Gesù dentro di noi. Dice Sant'Ireneo che il Padre riconosce in noi la voce del Figlio, riconosce in noi l'obbedienza del Figlio, perché tutta la preghiera del Padre nostro si può sintetizzare in una sola petizione: sia fatta la tua volontà. Questo è il cuore, il perno di tutto il Padre nostro, ed è la preghiera che Gesù ha compiuto nel Getsemani. Di fatto il Padre nostro è una profezia della preghiera di Gesù nel Getsemani: prostrato, sudando sangue, con la tua e la mia carne ha pregato questa preghiera, con una sola parola: Abba, papà, papino mio, papà, papà, in un'intimità unica, irripetibile, tu in me e io in te e noi in loro. E noi in loro, bellissimo, l'aveva pregato poco prima nel cenacolo, e poi si ritrova tre poveri apostoli, i più intimi, che si sono addormentati, che ronfavano lì, russavano della grande, mentre lui sudava sangue, mentre lui era al colmo della sua angoscia, i discepoli dormivano, ma questa è una grande consolazione per tutti noi, perché Gesù ha preso la nostra carne nella sua carne, ha preso la carne per prendere la tua carne e trasformarla nel tempo. Dice nel Vangelo di Giovanni, il Signore Dio
Padre non ha bisogno più di adoratori che vaghino da un tempio a un altro. Il tempio stesso è superato, perché il Padre cerca adoratori in spirito e verità, nella propria carne. La tua carne è come un tempio, il tempio dello Spirito Santo. Questa preghiera del Padre nostro è legatissima alla immensa, infinita dignità che è il tuo corpo, è legata alla resurrezione della carne, è legata alla eternità che è stata insufflata dentro la tua carne attraverso lo Spirito Santo. Cristo è risuscitato nella carne, è apparso ai suoi apostoli, e noi possiamo pregare questa preghiera sperando, chiedendo, implorando e credendo che si compia nella nostra carne, perché Gesù ha preso la tua carne, la mia carne debole, sino al punto di dire, come il nostro portavoce: per favore papà, togli questo calice, è troppo duro, questo pane che mi metti davanti, mamma mia, mi fa paura, la tua volontà, mamma mia, tremo, sudo sangue, sono angustiato per questo calice. Regnare, regnare sulla croce, con i chiodi che penetrano fino in fondo, con la lancia che mi arriverà a spezzare il cuore, e il male che viene verso di me a ghermirmi. Le tentazioni lì sulla croce, l'ultima tentazione, la più terribile, non ci indurre in tentazione. Là il nostro Signore Gesù Cristo l'ha pregata veramente, quando è arrivato Satana e gli ha detto: se sei figlio di Dio, perché? Perché devi morire così? Scendi, scendi, così non ti crederà nessuno, muori come l'ultimo, come un fallito, scendi. Questa preghiera del Padre nostro, compiuta perfettamente nella croce, con Abba, papà, perdonali perché non sanno quello che fanno. Questo perdono che arriva dentro di te con lo Spirito Santo, cancella i tuoi peccati, cancella ogni tuo debito, ti perdona per tutto quello che hai fatto e che non sapevi, che non capivi e che non hai capito fino a 2 secondi fa. Questo perdono si trasforma in perdono, perché si trasforma nell'amato. Allora puoi dire anche tu: Padre, perdona i nostri debiti come anche noi li perdoniamo o li abbiamo perdonati, secondo la versione di Luca, ai nostri debitori. Ma come? Prima si è perdonati e poi si perdona? No, no e sì, noi siamo già stati perdonati, perché Cristo ha dato la vita per te. Cristo è in te, il suo respiro, il suo alito, il suo spirito grida dentro di te, vuol dire che già ti ha raggiunto col perdono, già ti ha lavato col suo sangue, già ha fatto di te una nuova creatura. Questa è la preghiera dei figli nel figlio, dei figli di Dio nel figlio, la preghiera che ci viene consegnata nella sua soglia di questa quaresima, come la nostra preghiera, come il nostro respiro di ogni istante. Papà, io non so veramente che cosa mi aspetta, ma so che tu mi ami, so che tu mi porterai, so che tu farai di me un prodigio, so che tu mi condurrai al cielo, so che quello che tu hai preparato per me è meraviglioso, dice nel Salmo 40, e quello che Gesù, prendendo la carne, ha recitato, e che è legatissimo a questa preghiera, è diciamo una profezia di questa preghiera. Un corpo mi hai preparato, una carne, che è la carne fisica di Gesù, che è la tua stessa carne, ma che è anche il corpo della Chiesa, dove questa preghiera si può pregare anche se siamo deboli, fragili, stanchi, increduli se vogliamo, peccatori, anche se siamo appena caduti. Nella Chiesa noi possiamo pregare, perché un corpo mi hai preparato, Signore, per compiere la tua volontà, perché la tua volontà sta scritto sul rotolo della scrittura, nella Torah, sta scritto per me, dice il Signore, ma scritto per te, che è, perché in te vivo Cristo, di compiere la tua volontà nel mio cuore sigilla questo, la tua legge nel profondo del mio cuore. Il Padre nostro compie tutte le profezie, la legge scritta nel cuore dei figli di Dio. Toglierò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, dove scriverò e fonderò il mio spirito su di voi, vi farò rivivere e scriverò la mia legge nel vostro cuore, perché come una fontana zampillante che non si esaurisce, voi possiate compiere la mia volontà, voi possiate vivere da figli, liberi, regnare sul demonio, regnare sul male, prendere i peccati degli altri, amare, perdonare e nutrirti giorno dopo giorno di questo cibo che i discepoli non conoscevano, ma che conosceva il Signore, il fare la volontà del Padre, quel cibo che è compiere la sua opera. Per questo siamo stati scelti, per questo siamo stati messi nella Chiesa, per questo Dio si è rivelato come pieno di amore, come un padre pieno di amore attraverso il suo figlio. Per questo tu oggi puoi pregare nella Chiesa il Padre nostro, perché la salvezza giunga a ogni uomo.